Ciao a tutti e benvenuti nel video. Vediamo come con FileMaker ed un semplice campo possiamo visualizzare il clock, l'orologio del computer in tempo reale. FileMaker consente, attraverso delle piccole routine tra gli oggetti, di visualizzare l'orologio, il clock del proprio computer in tempo reale. Molto comodo laddove una scheda ha la necessità di visualizzare appunto questa informazione. Vediamo subito come è composto il file che troverete ovviamente in download nei commenti in basso. Andiamo su File, gestisci Database. E creiamo nella nostra tabella, in questo caso denominata clock, un campo. Il campo che a sua volta si chiama clock ed è in modalità testo. Il campo clock contiene sostanzialmente uno script che trovate tranquillamente nella rete, ce ne sono veramente diversi, anche simpatici, che visualizza correttamente nel nostro web viewer il clock in tempo reale. Vediamo come. Aggiungiamo quindi nel nostro formato il campo clock e inseriamo, andando in formato scheda, anche il nostro web viewer, come da menu inserisci visualizzatore web. Una volta inserito il visualizzatore, dovremo informare l'oggetto che alcuni campi, in questo caso clock, fanno parte della visualizzazione. Andremo quindi con un doppio clic a visualizzarne le proprietà e andremo a inserire nell'indirizzo web da visualizzare il codice che abbiamo inserito nel nostro campo clock. Non solo, andremo anche ad aggiungere una testata che informa FileMaker che sostanzialmente i dati consegnati in questo visualizzatore devono essere tradotti nel formato web HTML utile per la conversione del nostro script. Vediamo quindi il risultato, se impostato correttamente, voilà! Ciò che viene scritto in clock e quindi fa parte del campo nel formato test JavaScript e la funzione di cui visualizza l'orologio, appunto il clock, ripetuto a intervalli regolari di un secondo, verrà compilata e visualizzata nel nostro visualizzatore browser. Possiamo ovviamente personalizzarla, ad esempio togliendo la funzione mostra anche i secondi ed ecco che possiamo anche solo visualizzare minuti e ora e viceversa, insomma. Se vogliamo ottenere un clock più carino anche a livello, diciamo, di visualizzazione dell'oggetto, possiamo seguire la stessa procedura ma con una variante. In questo caso, questo visualizzatore web non fa altro che puntare alla pagina di un sito che andremo a comporre per poter visualizzare correttamente il clock desiderato. La differenza tra i due sta nell'aver incluso e incorporato in FileMaker la funzione, l'altra che viene prelevata invece dall'esterno, quindi in modo anche dinamico. È molto utile questa tecnica laddove si intendono aggiornare i dati in tempo reale, ecco fatto. Molto bene, un like fa sempre piacere, buon divertimento, il file lo trovate sotto, alla prossima.